Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché, come potete vedere, ho migliorato leggermente il mio punteggio, anche se credo comunque di poterlo migliorare ancora un pelino. Forse ai 2 milioni ci arrivo come score, sarebbe comunque una buona soddisfazione, anche se già in realtà, in base al gruppo in cui sono stato inserito, devo dire essere abbastanza soddisfatto per il momento. Però ovviamente vi cercherò magari di migliorare un pochettino. Vi volevo far vedere appunto la mia run, che sono riuscito a concludere sconfiggendo anche il super boss, fondamentalmente con questo team. Un team che sulla carta sembra essere difensivo, perché comunque diciamo che Aeris qui non effettua il ruolo che in realtà volevo farle fare all'inizio, in quanto vorrei effettivamente portare Aeris e la vorrei sfruttare più come debuffer che come, diciamo, healer o comunque buffer. Quindi cercherò magari di vedere un attimo come modificare la situazione, però ovviamente Cloud, che infligge il debuff fisico in questo caso, mi aiuta molto successivamente a colpire poi con il, diciamo, con la Murasame. E Zac, che fondamentalmente mi fa i danni AOE che mi servono per pulire un po', diciamo, tutti i minion. E poi appunto Aeris, come stavo dicendo prima, mi serve, o comunque sia mi aiuta in questo caso per curare e ovviamente anche per difendere da alcuni attacchi magici che effettivamente potrebbero dare fastidio. Il mio team è composto in questa maniera, vi faccio vedere anche le stats e ovviamente le sub weapon in questo caso. Zac, che comunque sia possiede l'ombrello come arma principale per aumentare tutte le statistiche di base, e poi la Falchion come arma secondaria per sbloccare l'attacco Gale Blast, che fondamentalmente mi serve per pulire, diciamo, tutti i minion o comunque le wave, quelle di intermezzo. Thundara Blow e Aero Blow, che comunque sia mi aiutano quando dobbiamo combattere contro single target, perché ovviamente andiamo a risparmiare una barra TB, quindi diventiamo più veloci sulla carta e riusciamo a fare comunque più danni. E poi Ruin Circolare, che giustamente mi serve per breccare più facilmente. E piccolo consiglio che vi posso dare: utilizzate le Ruin Blow anziché ovviamente le Ruin Magiche, semplicemente per il fatto che il Guard Scorpion soprattutto countera gli attacchi magici. Quindi se volete in un qualche modo breccarlo più in fretta e volete ottenere un po' più di velocità nel break e poi successivamente nel contrattacco, utilizzate i Ruin Blow anziché i Ruin, perché come il Behemoth praticamente countera gli attacchi magici. Per quanto riguarda le statistiche, abbiamo quasi 6000 HP, che sono molto molto buoni, 1924 di attacco fisico, quasi 2000, quindi direi abbastanza soddisfatto, 1300 di attacco magico, che sinceramente non mi interessa nulla, e come sub weapons invece abbiamo praticamente attacco magico fisico con attributo vento, attacco fisico con attributo vento e attacco magico fisico con ability potencies in generale. Le armi in questione sono la pulse gun di Lucia, i motor drive di Tifa, e poi successivamente l'arma di Barrett, la Heavy Hoser, che mi consentono comunque di ottenere queste statistiche. Infatti, se andiamo a vedere sulle abilità, abbiamo un ottimo boost HP, un buon boost per la difesa magica, poi attacco fisico che comunque siamo nella media, ottimo boost per quanto riguarda gli attacchi vento, che come potete vedere abbiamo appunto 17. Se spostassi la Falchion probabilmente come arma principale potrei ottenere forse qualcosina in più, però vedete che la differenza comunque è 25, quindi non mi ricordo quando mi dava la Falchion, 15. Oddio, potrei provare effettivamente a cambiare, che ovviamente perdo le stats, perdo comunque qualche stats, però in teoria, esatto, come Boost Wind
vado leggermente più alto, quindi potrei anche provare effettivamente così. Giustamente gli HP si riducono tantissimo, vedete 4.700 rispetto ai quasi 6.000 HP di prima, però tecnicamente questi sono HP che dovrebbero bastarmi. Secondo personaggio Eris, che in questo caso sto utilizzando più come un personaggio difensivo piuttosto che offensivo, dato che abbiamo heal a 1.500, anche se l'attacco magico in questo caso è molto buono a 1.500, 5.190 HP che sono più che sufficienti. Arma principale, la nuova arma che abbiamo farmato nell'evento di Halloween, che mi permette di ottenere anche Mana Ward per il singolo target che ovviamente viene targettato dai miei avversari, Fairy Tail per ovviamente curare, e poi tutte magie con Tandara e poi la Ruin, che purtroppo non possiedo fisica, quindi devo utilizzare la magica, ma con Eris giustamente poi non attacco, con il Guard Scorpion magari curo o comunque sia proteggo i miei alleati. Subweapon con l'arma di Glenn, quella che abbiamo ottenuto dall'evento per incrementare le statistiche. L'ombrello, che in realtà vorrei utilizzare come arma principale per la questione debuff. Mi interesserebbero molto in questo caso i debuff. E poi invece l'arma di Sephiroth, in questo caso la Mithril Type Katana, per boostare HP e le abilità magiche, che comunque mi danno un boost di abilità magica. Quindi direi abbastanza equilibrata. Boost heal che comunque è altissimo, boost di difesa magica altissimo, boost di attacco magico e abilità magiche un po' bassine, però in totale abbiamo comunque una buona una buona statistica di attacco magico. Infine abbiamo Cloud, che comunque è molto forte fisicamente, HP di 4780, combo ovviamente Murasame Hard Edge, che per lui è quasi, non dico obbligatoria, ma quasi, e poi anche per lui ovviamente la Ruin, in questo caso ho messo soltanto la Ruin circolare e un'altra Ruin per incrementare il potere fisico, e poi Aerora Blow, che mi serve giusto per fare i danni magici di tipo vento, gli attacchi fisici di tipo vento, anche perché gli attacchi fisici di tipo tuono ovviamente in confronto a Tandara Blow è vero che potrei essere più veloce, ma i danni che riesco a fare con Thunderstrike mi coprono praticamente quell'utilizzo in più di barra TB, quindi posso tranquillamente sfruttare questa situazione. Per quanto riguarda invece le sub-weapon, in questo caso abbiamo la Onibi di Sephiroth, che mi dà HP e Ability Boost, l'Enemy Launcher di Barret, che mi aumenta attacco magico fisico e tutte le abilità fisiche, e poi l'arma di Lucia, la Bold Eagle, che in questo caso mi aumenta attacco fisico e Potency Sghiaccio, che ovviamente non mi serve a niente, però mi serviva il boost fisico. Infatti abbiamo un ottimo potere d'attacco fisico, infatti boost fisico addirittura a livello 6, boost tuono di livello 3, che mi piacerebbe magari portare un po' più su, solo che non ho le armi adatte, poi boost HP un po' bassino, e poi come potete notare abbiamo il boost delle ability, il boost delle abilità fisiche, e poi vabbè il Levin Blade Arcanum dato dal vestito, che questa è tutta un'altra cosa, però direi che fondamentalmente Cloud comunque sia è probabilmente uno dei pezzi migliori che posso utilizzare in questo team. Quindi questo fondamentalmente è il team che ho utilizzato. Ok, si è bloccato, non mi fa tornare indietro, non ho capito che è successo. Comunque questo è il team che ho utilizzato, e adesso ovviamente vi allegherò anche la run completa con il mio commento per spiegarvi quello che abbiamo fatto in tutto, diciamo, in tutto il nostro percorso. Allora, eccoci qui durante la nostra partita. Come potete vedere, Eris, Cloud e Zac, che sono il mio team. Primo combattimento abbastanza easy, in realtà, dove praticamente io gioco fondamentalmente tutto in auto, tranne la sfida finale, in questo caso. Quindi l'unica cosa che effettivamente gestisco in modo, diciamo, personale è l'ultima battaglia. Qui come potete vedere Zac con i danni AOE mi aiuta tantissimo.
è la prima wave, riusciamo, diciamo, i primi mostri riusciamo a gestirli abbastanza facilmente. Ovviamente raccogliamo gli items, mi raccomando di raccogliere tutti gli oggetti perché gli oggetti giustamente vi danno punteggio, quindi più ne accumulate e meglio è. Qui attraverso il ponte sulla sinistra, perché ovviamente come sempre il primo avversario che andiamo ad affrontare è il tartarugone cementificato, essendo il più, diciamo, duro come nemico, ovviamente vado ad affrontare lui. Qui ovviamente utilizzo il Thunder Cocktail su Cloud per avere un vantaggio nei confronti della sua debolezza, diciamo, all'elemento del tuono. Mi piacerebbe provare anche una variante con un Thunder Breach, dato che ci sono comunque diversi avversari deboli al tuono e quindi magari fare una combo con Thunder Breach, magari proprio per Eris, che al posto della sua Ruin. Con il cerchio posso effettivamente andare con una Thunder Breach, giusto per incrementare ancora di più questo mio vantaggio e magari non utilizzare il cocktail, che effettivamente non dico mi dia uno svantaggio, però è comunque un oggetto. Quindi magari vedere quanti danni riesco a produrre con un Thunder Breach. E vedere effettivamente se riesco a risparmiarmi qualche oggetto. Sarebbe molto interessante come cosa. Ovviamente qui lascio tutto in auto perché la gestione del single target in realtà non c'è tanto da dire. Non c'è assolutamente nulla da dire. Si fanno danni, si cerca in un modo o nell'altro di attaccare il più possibile. Ovviamente il nostro avversario è debole fondamentalmente alla magia, quindi io che ci vado comunque con gli attacchi fisici non è una gran cosa. Qua ci vorrebbero, diciamo, degli attaccanti magici di tipo tuono che mi facessero il lavoro sporco, per così dire, però in questo caso va bene così. Qui accumulo tutte le limit perché giustamente non avendo le summon maxate il mio punto di sfogo, chiamiamo così, sono le limit, quindi devo in qualche modo massimizzare la potenza delle limit. Qui abbiamo targettato praticamente Zac. Io aspetto fino all'ultimo per dargli lo scudo e come potete vedere, scudo magico che va a un livello. Mi fa subire qualche danno in meno, però probabilmente avessi fatto uno scudo in più. Forse sarebbe stato meglio perché adesso notate che la percentuale di HP abbiamo 11 con Eris, 10 con Cloud e addirittura 19 con Zac. Quindi Zac ha perso molti più HP. È vero che lui di base parte con molti più HP, per cui diciamo che un pochettino andiamo a bilanciare. Eliminato il primo boss, che come avete notato comunque è abbastanza pesante da buttare giù, è probabilmente l'avversario più pesante da buttare giù. E poi scegliamo il primo bonus. Primo bonus con aumento della potenza del vento del 30% e riduzione della potenza del tuono del 30%. Quindi già capite che qui effettivamente entriamo un po' in un campo minato. Qua ovviamente io non ho tanti personaggi che fanno danni vento, quindi devo praticamente bilanciare l'equazione e ridare un altro Thunder Cocktail a Cloud per riuscire a gestire la situazione. Il Guard Scorpion è probabilmente uno di quelli fastidiosi però come meccaniche, perché come vi ho detto prima, countera gli attacchi magici quando si mette in stance di coda alzata, no? Quindi c'è questo piccolo, diciamo, problema del counterare. Faccio subito fuori Minion. Cloud, come potete notare, fa comunque tanti danni proprio perché riesce a gestire la situazione. Io qua vado a proteggere Zac perché, come potete notare, viene praticamente debuffato più volte. E successivamente mettiamo sempre la difesa. Peccato che qua mi abbia ritargettato Zac e quindi me l'ha fatto scendere addirittura al 33% di HP in meno. E qui, una volta che con Cloud ho fatto il debuff fisico, sprigiono praticamente tutta la mia potenza con le limit, perché ovviamente vi ricordo, non avendo le summon maxate, qui sono le limit che mi hanno permesso comunque sia di
potermi, diciamo, dare un vantaggio. In questo caso notate che appunto i danni sono abbastanza buoni. Debuff di difesa fisica più attacco fisico tuono di Cloud, che mi danno comunque un grandissimo vantaggio. Vedete, 14.000 praticamente con un colpo. Qui faccio un po' attenzione ad attaccare, perché ho paura appunto di scatenare la reazione del Guard Scorpion. Però qui è praticamente morto, quindi ho detto va bene, ormai possiamo tranquillamente rushare, è inutile che mi metto a risparmiare. E qui, come potete vedere, parte il counter mode, ma io lo elimino prima. Devo provare la variante con Thunder Bridge. Cioè, più rivedo queste clip, più vado a pensare al fatto di tentare appunto il Thunder Bridge. Secondo boss eliminato. A questo punto scelgo la potenza tuono e vento aumentata, perché scegliendo il boost con lo score e diminuendo attacco fisico e magico, mi sono reso conto di non riuscire a battere praticamente il boss. Quindi ho detto va bene, provo a vedere se riesco tramite i buff elementali ad essere un po' più incisivo nel combattimento, magari riesco a batterlo prima e quindi guadagnare più punti. Qui abbiamo l'Air Buster, che è probabilmente uno dei boss, non dico più semplici, ma quasi. I minion, come potete vedere, sono praticamente esplosi. Il boss in questo caso è debole sia al tuono che al vento. Infatti con Cloud qui vado direttamente di Aero Blow, non vado neanche di Thunder Strike per non utilizzare altri tonici. Infatti non ho utilizzato il Thunder Cocktail in questo caso. Ho preferito andare appunto di Aero Blow. Qui cerchiamo di breccare il prima possibile il nostro avversario, ovviamente, quindi tutti quanti ruin che ci danno una mano. E qui ovviamente poi con l'abilità finale brecchiamo e praticamente qui Aeris, ovviamente essendo in auto, giustamente non me ne sono accorto e mi ha fatto una difesa magica che non mi serviva a niente. Qui invece riprendo io il comando della situazione e, come potete vedere, cerco di fare più danni possibili. Qui effettivamente preso un po' dall'agitazione, un po' dalla situazione, mi sono dimenticato che appunto faccio meno danni col tuono. Infatti lì avrei dovuto utilizzare le magie vento e non le magie tuono. Però diciamo che poi gli attacchi di Zac e Cloud hanno comunque si è bilanciato l'equazione e mi hanno fatto andare avanti. Qui prendiamo lo score bonus. Non curo ancora i miei alleati, perché sono messo comunque bene come HP. Poi diciamo che qui il Condor è probabilmente l'avversario più semplice da buttare giù, quindi non ho così paura di affrontarlo, se sinceramente parlando. Qui ovviamente eliminiamo subito i minion come sempre e poi ci concentriamo sullo zoo. Quindi debuff fisico, che comunque ci aiuta, e poi nuovamente tutte e tre le limit per avere, diciamo, il bonus in percentuale più alto a 1,25. Quindi prima limit, notate, vedete, 12.000, che comunque nonostante tutto è comunque un buon risultato. E qui ovviamente adesso andiamo praticamente come dei treni, tutti con Aero Blow a go. Qui ovviamente il nostro avversario effettua danno fisico, quindi noi abbiamo la riduzione del danno magico, cioè nel senso abbiamo l'aumento del danno magico, quindi basta mettersi in difesa e riusciamo a gestire la situazione. Qui mi sono un po' preoccupata per Zac, qui non ho capito perché appunto ero in auto, quindi non l'avevo notato, e mi ha messo praticamente un mana ward che non mi serviva per niente. Qui vedete sta praticamente facendo, infatti poi switch in semi automatico, perché ho detto uè Aeris, qui ragazzi bisogna curare, perché va bene che siamo belli freschi, però ovviamente bisogna curare. Quindi qui andiamo a breccare definitivamente e poi, una volta breccati, cerco di andare il più velocemente possibile e andiamo ad eliminare anche lo zoo. Qui forse, non lo so, forse potevo giocarmela meglio, perché sono stato un po' più lentuccio qui.
potevo forse essere leggermente più veloce se non avessi fatto determinate cose, però l'importante è averlo eliminato. Qui andiamo a prendere l'altro score bonus a discapito della potenza delle cure, che sembrano, diciamo, sembrano sacrificabili, ma il 30% di cure in meno si sente. E qui andiamo ad affrontare gli ultimi minion prima del boss speciale, che mi permettono di ottenere il Mega Elisir, che ovviamente mi serve necessariamente per riportare a pieno regime praticamente tutti. Qui ovviamente Cloud mi ha fatto un attacco fisico, ma qui ovviamente lo score non cambia, qua non c'è tempo, quindi possiamo prendercela con comodo. Infatti abbiamo già le limit a disposizione, che saranno molto utili durante la prima fase del combattimento. Qui otteniamo il Mega Elisir, che è l'oggetto che andremo ad utilizzare prima del nostro combattimento. Qui ovviamente vado all in, perché voglio comunque battere il mio avversario, e utilizzo anche gli Aero Cocktail per essere ancora più forte, cosa che sinceramente col senno di poi avrei evitato. Probabilmente avrei evitato, perché mi avrebbero permesso di ottenere, cioè senza utilizzare questi oggetti avrei sicuramente ottenuto forse qualcosa in più. Qui andiamo a targettare subito i minion e andiamo a fare soltanto le limit offensive. Non faccio la limit di cura perché me la conservo per dopo. Qui la cosa importantissima è eliminare entrambi i minion prima che finisca il loro attacco. Quindi bisogna necessariamente attaccare i minion prima che finisca il loro attacco, perché loro danno praticamente potenza magica al boss, e soprattutto gli consentono di effettuare poi l'attacco, quello forte, successivamente. Quindi bisogna eliminarli praticamente subito. Ecco, ora qui abbiamo fatto Glacial Breath, che possiamo comunque tankare, perché vedete subiamo molti meno danni senza i minion. E qui adesso c'è la parte, quella un po' più complessa in realtà della battaglia, perché qui in realtà noi dovremmo in teoria cercare di utilizzare soltanto gli attacchi vento del nostro party, per evitare di breccarlo subito e fare più danni invece dal punto di vista elementale, cosa che io non sono riuscito a fare perché mi sono fatto un po' prendere dal panico in realtà, quindi non sono riuscito a gestire bene questa situazione. Quindi devo praticamente ritornare al combattimento in versione originale, quindi devo necessariamente eliminare i minion prima che lui possa fare effettivamente qualcosa. Qui faccio tutte e tre le limit perché lui è ancora debuffato, quindi ne approfitto magari per fare un po' più di danno, anche se notate che comunque lui già si è praticamente ripreso dal break, e quando si riprende dal break lui ritorna ad essere più forte. Qui abbiamo il Maleficent Surge, cerco di fare qualche danno ma purtroppo non sono riuscito a gestire bene questa fase, purtroppo, quindi cerco di mettere gli scudi dove posso, mi metto in difesa per tankare l'attacco, posso tankare l'attacco nonostante tutto, proprio a pelo, perché appunto eravamo full vita. E qui adesso invece io mi scaravento con tutta la potenza che ho per eliminare il boss. È l'unica cosa che posso fare. E quindi andiamo ad eliminare il boss. Se mi avesse fatto l'altro Maleficent Surge sarei completamente esploso. Quindi qua sono riuscito a battere il nostro avversario. Potrei effettivamente migliorare, perché rivedendo le clip ho notato tanti errori che posso gestire meglio. Quindi, questa era la mia run. Spero che magari vi possa aiutare a sconfiggere il boss, il super boss, migliorare il vostro punteggio e progredire con il vostro dungeon. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.